Beh, il Salone Nautico rappresenta un'eccellenza di un'eccellenza italiana, cioè la più grande mostra fiera della nautica, di un settore, appunto la nautica, che è da sempre un'eccellenza italiana e devo dire un settore che la politica non ha particolarmente valorizzato, per usare un eufemismo, anzi. Credo abbia fatto in questi anni quasi tutto quello che era possibile per danneggiarla. Oggi dai numeri che ho sentito si riparte, è uno dei settori che in qualche modo ci fa ben sperare perché le eccellenze italiane possano recuperare quelle quote di mercato che hanno perduto in 7 lunghi anni di crisi. Genova è al loro fianco, c'è, noi ci puntiamo fino in fondo come regione. Credo che il Salone Nautico anzi debba allargarsi, deve espandersi e deve diventare uno di quei momenti culturali ed economici del capoluogo della regione Genova, che tutti i liguri sentano loro e che si allarghi dai confini della fiera per invadere l'intera città, non solo come strumento di commercio e di impresa, ma anche come strumento appunto di crescita intellettuale, di cultura, di intrattenimento, perché no? La Fiera di Genova è il luogo deputato ovviamente a questo genere di manifestazioni e anzi noi stiamo facendo un grande lavoro, il nuovo amministratore che abbiamo nominato in fiera, il professor Nannini, sta lavorando perché la fiera appunto riacquisti la centralità che merita come elemento economico della Liguria. Dopodiché credo che intorno alla fiera possano crescere tutta una serie di iniziative che coinvolgano la cittadinanza, che coinvolgano il mondo collaterale al mondo tipico della nautica, dalla moda al design, tutto quello che gira intorno a queste eccellenze italiane, che possono diventare veramente un momento di scambio culturale, di intrattenimento per l'intera Liguria, che attirino più visitatori e più persone interessate all'evento. Insomma, gli esempi non ci mancano, il Salone del Mobile di Milano ha creato sulla città di Milano un indotto importante, non vedo perché il Salone Nautico non possa avere l'ambizione di aumentare l'indotto sulla città di Genova. Assessore Rixi, a Expo oggi per la presentazione del 55° Salone Nautico, un salone che si tiene di nuovo a Genova, è già questo un buon risultato? Assolutamente, speriamo che sia l'inizio di un nuovo grande percorso per la nautica italiana, per la nautica e per Genova e la Liguria in particolare. Crediamo fortemente che questo possa tornare a essere un settore trainante, soprattutto se la politica ma anche le istituzioni locali si tornano a guardare con positività chi produce e crea lavoro in un settore che ha rappresentato per il nostro paese per tanti anni un elemento di sviluppo. Purtroppo le politiche governative e anche alcuni errori alle volte sulla gestione degli eventi in ambito locale l'hanno fortemente penalizzato e quindi noi speriamo di recuperare sugli eventi che vengono fatti in Costa Azzurra e dalle altre parti, perché crediamo che Genova, la nostra fiera, che sono progettati anche dei cambiamenti poi nel prossimo futuro, una valorizzazione, possano tornare a essere il centro della nautica internazionale, e abbiamo scelto Expo proprio per questo, per lanciare un grido al mondo intero: noi ci siamo, siamo pronti e stiamo con le nostre aziende che fanno nautica. I segnali del mercato sono positivi, ha detto prima dell'astrologo. Beh, i segnali sono positivi, bisogna saperli sfruttare, perché è chiaro che la competizione rispetto al passato è molto più alta. Noi abbiamo perso tanti anni a favore della Francia, che ci ha drenato via moltissime aziende, stiamo cercando di recuperare con questo Salone Nautico, ma ripeto, noi in futuro prevediamo addirittura magari di avere più eventi della nautica durante l'anno, di riuscire anche magari a farli in stagioni differenti per prendere anche tutte quelle fette di mercato che in passato il nostro salone non è riuscito ad attrarre. Credo che una sinergia tra Salone Nautico e Porto Antico sia fondamentale anche per creare intorno all'evento del Salone Nautico una settimana della nautica e dello shipping, dove ci possano essere anche molti eventi collaterali per far vivere a Genova finalmente un'area di mare che non si respira da tanto tempo. Sì, direi che è sicuramente il risultato più importante e noi speriamo anche che sia accompagnato da un buon risultato poi finale. Gli indicatori del mercato sono positivi, la nautica sta ripartendo non solo con i clienti esteri ma finalmente anche con i clienti italiani. Queste sono le indicazioni che vengono dal Salone di Cannes appena concluso. Quindi noi pensiamo che aver resistito in questi anni molto difficili di grande crisi, aver continuato ad ospitare il Salone, organizzare e ospitare il Salone a Genova, sia stata una scelta decisiva e importante, perché consente continuità e negli anni a venire, quando sicuramente il mercato ripartirà, Genova ci sarà ancora e non solo. Oggi ormai con il consenso di tutti i soci Fiera di Genova è pronta a recitare un ruolo nuovo anche di
gestore del salone, ma in una logica ampliata in tutta la città. In questo senso la sinergia col Porto Antico e con altri enti cittadini dovrebbero far sì che l'anno prossimo il salone sia il salone di Genova in tutti i sensi e non più solo della singola area della fiera. In questa prospettiva l'idea del blueprint, questa prospettiva nuova per la città, per voi cosa significa? Direi grande coerenza. Ora è chiaro che la visione dell'architetto Piano del blueprint è un rafforzamento della funzione nautica e della destinazione nautica di quell'area. Ci saranno delle darsene, ci saranno dei canali navigabili, quindi sicuramente il progetto va in quel senso. Non solo, ma il collegamento fisico che si vuole realizzare via acqua tra Porto Antico e Fiera ulteriormente rafforza l'idea di un salone ampio e allargato alla città. Certo, diventa fondamentale a questo punto sapere i tempi di esecuzione, perché questo consentirà a Fiera di poter programmare le proprie manifestazioni.